Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Cassandra. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando sul pulsantino qui sotto e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video. Vi ricordo anche di seguirmi sul mio blog www.viaggiannatestalta.it e su tutti i miei canali social, trovate tutti i link all'interno dell'info box. Oggi sono di nuovo in partenza per Torino con Guido Tour Sharing, che è un sistema che offre la possibilità di fare delle visite guidate con la formula del Tour Sharing, cioè più persone si iscriveranno alla visita guidata meno sarà il costo per ogni partecipante, una sorta di sharing dei tour come i car sharing, il bike sharing, quindi è un'idea davvero molto innovativa. Oggi il tour sarà interamente dedicato al mondo del cioccolato, per cui Torino è davvero famosa, visiteremo tutta una serie di cioccolaterie. Adesso andiamo che devo prendere il treno in centrale, sarà anche la prima volta che viaggerò con Italo, quindi poi vi farò sapere anche come mi troverò e come sarà la mia esperienza. Noi ci vediamo direttamente a Torino. Ragazzi, sono arrivata a Torino, mi sono anche già fermata per pranzare, ho provato un ristorante che si chiama Akira, è un ramen bar che mi ha consigliato un'amica qui di Torino, è veramente buono, ve lo consiglio. Adesso vado in Piazza Carlo Felice dove ci sarà l'incontro con la guida per l'inizio del tour. Allora, ci troviamo qui in questa piazza ottocentesca, la stazione in realtà non è la più antica di Torino perché esisteva già la stazione di Porta Susa, che fu la prima a essere pensata e costruita, questa è stata la seconda, siamo negli anni 60 dell'Ottocento, più o meno si presentava già così, in realtà poi all'interno era organizzata in un modo diverso e esisteva già questo viale alberato, i corsi sono proprio una delle caratteristiche della città di Torino, ce ne sono tantissimi, ovviamente che circondano il centro e poi man mano occupano parte dei quartieri vicini e anche delle periferie. Questo era il viale del re all'epoca, adesso si chiama Corso Vittorio Emanuele II. E intorno al corso, vicino alla stazione, nell'Ottocento erano presenti moltissimi degli uffici, dei magazzini, in alcuni casi degli stessi laboratori per quanto riguardava la produzione di alcuni dei banti di Torino, il cioccolato che si produceva già da secoli e anche un vino aromatizzato che credo conosciate, cioè il vermouth. Il vermouth è conosciuto dai tutti come Martini, ma Martini è semplicemente uno dei tanti produttori di vermouth, in realtà non è stato neanche il primo. Per intenderci, gli uffici di Martini fino a qualche anno fa si trovavano su questo corso poco più avanti. Il nostro tour ha inizio dalla cioccolateria Giordano, che venne fondata nel 1897 ed oggi il negozio storico ha sede sotto i portici di Piazza Carlo Felice, a pochissima distanza dalla stazione di Torino Porta Nuova. La loro specialità sono i gianduiotti spatolati a mano, come voleva l'antica tradizione. Gustare un gianduiotto tradizionale è un'esperienza unica. Il sapore è decisamente più intenso, il cioccolato più cremoso. Insomma, una vera delizia che devi provare assolutamente se ti rechi a Torino. Il gianduiotto, lavorato a mano, nasce proprio con questa cioccolateria nel 1897. È un impasto particolare perché proprio per essere lavorato a mano deve essere più morbido. Quindi rispetto al classico gianduiotto che invece è fatto con lo stampo, qui non viene aggiunto il burro di cacao e alcune nocciola nell'impasto. Risultato appunto che rimane più morbido e più gustoso perché la percentuale di nocciole è maggiore rispetto al classico. Nasce in realtà questa nei primi 900 per una combinazione. Il risultato a fine giornata è avanzata dell'impasto del gianduiotto e della granella di nocciola appena tostata, hanno pensato bene di unirle insieme, quindi stesso impasto del gianduiotto con granella di nocciola diventa ciao.
proseguiamo poi con Stratta. Stratta è uno dei locali storici della città di Torino. Aprì nel 1836 e diventò fornitrice ufficiale di Casa Savoia. All'interno, infatti, è possibile vedere lo stemma del casato. È situata in Piazza San Carlo, nel cuore del centro storico, e tra le sue specialità spiccano le colonne sabaude, a base di granella di nocciole e crema di gianduia, ricoperte da cioccolato fondente o al latte. Da provare sono anche i suoi strepitosi marron glacé. Il locale, con le sue vetrine in legno pregiato e di cristalli, è stato incluso tra i locali storici d'Italia. Guido Gobino è conosciuto in città come il re del cioccolato ed è una tappa imperdibile per la tubista di Torino all'insegna del cioccolato. Il locale infatti ha anche un'area esterna in cui è possibile degustare direttamente i prodotti. Una vera chicca che ti consiglio è il cremino al sale e olio. È composto da cioccolato gianduia arricchito con sale marino integrale e olio d'oliva extravergine taggiasco. Ci fermiamo poi da Davide Appendino. Assieme ad altri pochissimi artigiani, tra cui Castagna e Gobino, affronta il processo completo della produzione del cioccolato, partendo direttamente dalla tostatura della fava di cacao. Nel negozio potrai trovare le sue caratteristiche tavolette monorigine, fondente al 75%, di diverse provenienze geografiche, e anche gianduiotti classici, fondenti, bianchi, al caffè, al pistacchio e senza zucchero. L'ultima cioccolateria della giornata è Guido Castagna. Come Davide Appendino, Guido Castagna segue tutto l'iter di creazione del cioccolato, partendo direttamente dalla tostatura della fava di cacao. La maggior parte dei prodotti sono adatti per chi ha problemi di celiachia. I Guinò, tutte le tavolette e la crema più 55 sono infatti inseriti nel prontuario AIC degli alimenti. Bene ragazzi, spero che si veda qualcosa perché è già fatto buio, ma ci teniamo a fare la chiusura di questo video. Chiedete, vi è piaciuta questa visita guidata all'insegna del cioccolato? Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi amate il cioccolato, che io sono veramente una gran golosa. È stato un tour molto bello, pieno anche di tantissime degustazioni e anche molte curiosità. Vi lascerò poi qui sotto il link dell'articolo che pubblicherò sul blog, in cui potete trovare maggiori informazioni su Guido Tour Sharing e anche ulteriori dettagli di questa visita guidata. Vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella, sul pulsantino, scusate, qui sotto, e anche di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica alla pubblicazione di ogni nuovo video. E io vi lascio al prossimo viaggio!